Bene, speciale Siena, buon vino e buon cibo, lo sanno anche in Giappone secondo me, che a Siena, come dire, c'è una buona cucina, sono i buoni prodotti, buoni vini, e sono qui anche con un ormai toscanizzato, possiamo dire. Quindi bene, se ecco. A Siena. Quanti? 20. Più di 20, sì. Ecco, 20, quindi come dire, ci saremo sicuramente visti in varie occasioni, questi anche ristoranti stellati, tipo che so, Certosa di Maggiano, il canto Paolo Priore, esatto, che poi ha preso la stella, questo relisciato, esiste ancora? No, io sapevo. Ah, non esiste più questo albergo in contesto? Sì, rimasto, quindi non c'è più la proposta gastronomica, chiaramente, di questo celebre, appunto, chef marchesiano, però esiste ancora, chiaramente, è un'assoluta istituzione che, come dire, leggermente fuori le mura appunto di Siena, ma non solo, poi anche proprio angolo Piazza del Campo, questi ristoranti, uno di fronte all'altro, uno le logge, Orion, l'altro anche sempre Porrione, che ha avuto una vita breve, non hanno fatto in tempo a metterlo nelle guide, che già lo trovavi purtroppo chiuso, non so cosa era successo, non era colpa dello chef. È stata colpa dello chef? No, perché la colpa, sai, quando arrivano dei riconoscimenti come adesso questa nuova entrata nella guida Michelin 2023, che sta anteprima, la colpa è sempre dello chef, infatti stiamo intervistando lui, ovvero Koske. Come? Koske? Sì. Koske? Sì. Sugihara, Koske Sugihara, però l'hanno ricamato in bianco, molto elegante, senza un breve dubbio, ma molto veramente non riusciamo a leggerlo. Però ecco, ci sono, c'è anche lo chef de Salle, ad esempio Paolo, Paolo che ci ha appena accolto, lo chef è sempre, diciamo, parte adesso, sempre concentrato in cucina, quindi chef patron? Sì, io sì. Questo è campo? Campo cedro. Sì. Campo cedro? Sì. Di ispirazione. Sì, è tradotto il mio cognome. Ah, quello. Sugihara, quindi è scritto così. Campo Cedro. Il nome e cognome significa. Il mio nome è Koske, il cognome è Sugihara. È difficile pronunciare, no? Sì. Allora ho messo il nome italiano. La traduzione in italiano. Tradotto in italiano. Quindi come se tu ti chiamassi in Campo Cedro. Esatto. Ad esempio. Io mi chiamo in indiano, Elio sarebbe Suria. Elio Cruciani, non so se c'è. Ecco, allora Campo Cedro è il nome indianizzato appunto dello chef, e quindi, come dire, torna anche bene, perché poi non so se qui a Siena, ma sicuramente a Venezia, ci sono queste zone che si chiamano campo, sono praticamente delle piazze che un po' dividono, se vogliamo, appunto Venezia, altra città chiaramente particolarmente nota in Oriente. Quindi bene, chef, da quanto tempo qui al Campo Cedro? Qui 18 maggio, quindi fra 4 anni e mezzo. Quindi dopo tutte queste esperienze in queste cucine, anche come chef, no? Sì, sì. Quindi chef già da chiaramente con Paolo Priore, no? No. Paolo Priore chiaramente, ecco, no. Ecco, è tempo che stiamo parlando di 20 anni fa. Quindi, E quindi poi dopo, ecco, che quindi questo celebre chef si è permesso di quindi prendere la gestione, immagino, di questo. Era già un ristorante? Sì, prima sì, c'era un ristorante. Non si chiamava Campo Cedro, ecco, quindi come si chiamava? Perbacco, osteria di Perbacco. Perbacco, ecco. La trattoria, sì. Cambiava. Esatto. Quindi proprio mettere il nome dello chef, sì, nome e cognome, un giorno forse, no? Un giorno magari il ristorante verrà ribattezzato col nome originale, appunto giapponese. La cucina è comunque toscana, o adesso con il fatto dello chef patron chiaramente non dipende da nessuno, ci può essere anche un'influenza giapponese un po' più, mio stile, un po' misto. Tipo un piatto dove abbiamo più Giappone che
che dopo faccio vedere. Sì, no, ma ora sai, per quelli che ci stanno guardando. Allora, vuoi fare la sorpresa? Volevi fare la sorpresa, quindi dopo ci sarà un'altra intervista, poi in base chiaramente a quello che succederà appunto nelle guide, perché poi in realtà lo chef ha avuto sempre dei buoni punteggi, quindi abbiamo avuto occasione alle logge sicuramente, sì. Appunto poi di incontrarci, ma sono questi, come dire, ristoranti talmente famosi al mondo che sono proprio in piazza praticamente, no? Dove è anche un peccato fare delle esperienze gastronomiche in un certo senso, come si fa ormai in quasi tutti gli stellati, ecco, quindi sono talmente vicini proprio all'afflusso, diciamo, appunto dei turisti, che chiaramente ancora, come dire, si viaggia alla carta, no? Vogliamo dire. Vabbè, allora poi vi racconteremo appunto dei piatti, e quindi di cosa possiamo parlare? Di parliamo. Per parlare dei vini? Vini parliamo noi. E quindi c'è del sake, ad esempio, in carta? Facciamo vedere la carta? No, ma se ci sono, mi fido. Così c'è? Avete anche una scelta di bevande giapponesi? Bevande giapponese non è, no. Solo sake, un po' di sake e whisky. Quindi diciamo Paolo Priore potrebbe essere stato un po' lo chef mentore, può essere stato lui o c'è un altro maestro? No, il mio maestro è anche lo chef delle docce, questo sì. Quindi il cuoco? Cuoco? Tutti e due, sì. Quindi quando tu sei entrato chiaramente in questo importante ristorante, sì, con penso due forchette, del gambero rosso, penso ancora, esiste, sì, ancora, sì, immagino, ci siano ancora delle... Quindi ecco un piatto che ti ha colpito delle logge, allora. Quale piatto? Non posso dire se è un piatto. Dopo si offendono gli altri. Tutto. Quindi, tutte e due, e appena sei arrivato in Italia, sei nato in Italia? No, sono venuto quando avevo 22 anni. Non sapevo fare niente. 20 anni fa? Non sapevo fare niente. E poi ho iniziato a lavorare a questi ristoranti. Sì, però c'era la tendenza a lavorare in un ristorante piuttosto che andare in una carrozzeria, non so. Eri pronto a fare qualsiasi esperienza? Nulla. Medicina l'ho fatta anche in Giappone, però l'esperienza no. Quindi comunque eri a disposizione di qualsiasi cosa, e quindi molto probabilmente anche allora chi vuole lavorare nell'ambito della ristorazione anche allora trovavo posto, che adesso immagino che ci siano delle richieste incredibili, no? Quindi si cerca appunto personale per i ristoranti e purtroppo non si trova, ma anche in passato, come dire, era facile, quindi andare a finire in un ristorante, no? E può diventare anche proprio il lavoro della vita poi. Quindi ecco, diciamo come hai iniziato. Come hai iniziato? A lavare i piatti, non so, certo. Spazzare. Sì, fa tutto. Qui a Siena, in un ristorante a Siena. Anche qui a Siena, anche fuori Siena, per attoriare fuori Siena. Sì, prima di scherzo quello. Mi hanno mandato perché tanto inizia questo ristorante, cioè devo imparare base di cucina toscana. Quindi sono andato lì. Queste trattorie. Quindi erano anche alberghi, avevano anche le camere. No, ristorante. Erano proprio anche tradizione. Quindi ribollita, sì. Che so. Sì, certo. Già questi piatti. Anche io, sì, ho imparato anche questo. Giusto. È bello. E quindi un piatto che ti ha colpito fra queste che sono le specialità appunto toscane. Chiaramente toscane, fra queste c'è anche la Fiorentina. Ecco, che è poi un piatto che va a peso, quindi un piatto dove poi la creatività dello chef non si può vedere, secondo me, però è chiaro che anche grigliare, cuocerla comunque bene, ovviamente è importante. Quindi diciamo un piatto che ti ha colpito in modo particolare. È difficile. Sempre perché si potrebbero prendere gli altri, sono tutti piatti molto interessanti. Ecco, quindi
Invece, cosa ci consigli in Giappone, nel tuo paese, da provare assolutamente? La cucina? Forse il prodotto? Sì, qualcuno ha un piatto che comunque se io andassi un bel giorno andassi in Giappone, la tua città natale, devi mangiare pesce. Pesce. Quindi diciamo proprio non carne. No, anche carne, però pesce. Tu sei per il pesce, perché era sempre pesce vivo. Quindi Campo Cedro è un ristorante improntato sul pesce? Tutti e due. Tutte e due? Il pesce e carne, però. Quindi c'è questa cosa, se vogliamo, un po' anomala. Poi veramente il ristorante di pesce c'è dappertutto, anzi qui so che ce n'è uno molto, molto interessante, dove sono stato, che faccio un pesce. Adesso non viene in mente il nome, mi scuso chiaramente per i gestori, però ecco, insomma, sono anche dei pesci, chiaramente ogni 100 di carne, chiaramente anche a Bologna per dire, c'è, quindi è anche valido. Quindi ecco, piatti comunque di pesce al 60%, 40% carne, comunque terra, e chiaramente piatti, vegetale. Diciamo, visto, tipo abbiamo messo ieri pici fatta pici fatto con salsiccia, ovri, quindi ovri, e cannabichi. Hai fatto un mare monti? Questo non ho fatto, guarda, un monti. Sì, quindi l'ispirazione quale sarebbe per questo piatto? C'è sempre io rispetto a cucina italiana, cucina toscana. Perché non facciamo questa prova come scopo giapponese? Certo. Questa è una cosa interessante, no? Certo. Magari lo consigliamo anche ai pizzaioli. Però sai che nella pizza, io per esempio quando ero più giovane, prendevo prosciutto, funghi e salsiccia. Era poi dopo chiaro che col tempo o margherita o marinara, perché chiaramente sulla pizza, quindi l'impasto puoi metterci qualsiasi cosa, e quindi molto probabilmente penso questa possa essere anche una ricetta da eseguire magari su un buon ricatto. Mi è sembrato i cannolicchi con la salsiccia, ma si assomigliano, c'è una somiglianza. Salsiccia e cannolicchi hanno un sapore vicino o è bello il contrasto? È il contrasto. Poi funghi in mezzo, benissimo. Oppure anche pomodorino e pesce marinato. Messo maionese, pane grattugiato in forno. Però questo maionese è profumo di wasabi. E quindi quindi chiaramente va assaggiato. Molto utile. Va assaggiato. Sì. Io devo dire che recentemente mi è capitato uno chef, nonostante io non mangi carne, però ogni tanto mi inseriscono qualcosa, poi io sono un vecchio onnivoro, se vogliamo. Quindi mi ha fatto notare che in effetti la salsiccia assomiglia all'anguilla, il capitone, la femmina, quella più grande. Sì. Mi ha fatto questo accostamento, in effetti. Si assomigliavano, quindi praticamente non mi sono accorto, perché l'anguilla è quasi considerato un animale in un certo senso, quindi vedo che comunque chi cucina carne inserisce molto volentieri appunto l'anguilla, e io tra l'altro ho un mio validissimo collaboratore che è onnivoro, però lui non mangia l'anguilla, come per dire, perché non rientra appunto nei suoi parametri. E quindi bene, l'anguilla ce n'è? No, perché quindi il pesce di acqua dolce? No, facevamo l'anguilla, adesso non c'è. Anguilla abbiamo fatto con risotto, con rapa rossa, buonissimo. Anguilla in Giappone? Sì, importante. Oppure facevamo anguilla arrabbiace. Sì. Stile giapponese. Ah. Prima passato al vapore, che diventa soffice, mezz'ora, e poi si abbraccia. E quindi la pelle? Con parmigiano, crema di topinambur e aceto balsamico.
tecnica giapponese, però così, con i ingredienti chiaramente. Perfetto, quindi il risultato che si mangia anche la pelle ed è buona? Sì, sono in bocca. Quindi questa è la particolarità, quindi dai, torneremo quando chiaramente la vedremo in carta senza ombra di dubbio. E quindi l'unica portata, diciamo, di pesce d'acqua dolce? L'unico pesce di... non ci abbiamo. No, quindi mare del vicino Tirreno, Kokias, queste insomma cose che in Italia noi abbiamo, non so se anche in Giappone, cozze, gongole. Certo. Quindi anche là. Bene, quindi complimenti al nostro chef Campocedro, così riesco anche a pronunciare il suo nome e cognome, quindi. Ma per esempio qualcuno magari scherzando, vieni qua Cedro, vieni Cedro, va bene, complimenti quindi a Campocedro, a Siena, siamo praticamente a pochi metri da Piazza del Campo, ecco, quindi vedi che c'è campo anche a Siena, vedi, no? Non solo a Venezia.